dopo CS con Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, iniziata sul finire del 2015 la nuova edizione della rassegna Comici e Comici. Ebbene, ritorna con il primo appuntamento del 2016, sabato, proprio questo sabato alle 21.15, Teatro Don Bosco, con l'arrivo di Gabriele Cirilli, che abbiamo anche il piacere di avere in diretta con noi. Buongiorno, ciao e ben trovato. Buongiorno, come va? Molto bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, sono molto molto contento perché sono state 3 giornate a Milano, al Teatro Manzoni di Milano, sold out, quindi non vedo l'ora di vedere un sold out anche sabato. Non ci sono dubbi, ti accoglieremo naturalmente con tanti applausi, anche con un po' di curiosità. Tale e quale a me, un one man show, mi sembra quasi una sorta di prova di maturità, ci metti dentro tante cose, non solo, come dire, la comicità, ma anche il canto, un po' di recitazione, è forse la tua, come dire, il tuo esame finale, diciamo così, di artista tutto tondo? Gli esami non finiscono mai. Ma questo è uno spettacolo completo, la gente dopo lo spettacolo, dopo aver riso per 1 ora e 50, 2 ore, poi dipende pure dal pubblico, eccetera, viene in camerino e è estasiata. E lo dico non perché di solito, sai, il comico dice vabbè, l'hai detto te, lo spettacolo è certo. No, l'ha detto la gente, veramente uno spettacolo che fa ride, hashtag tale quale a me. Perché hashtag? Perché io apro finalmente il mio hashtag al pubblico, un album virtuale, un album fotografico virtuale, io lo apro al pubblico e ogni foto, ogni pensiero che è contenuto nel mio hashtag dà spunto per monologhi, canzoni, è veramente uno spettacolo esilarante. Senti, allora tu naturalmente in questi anni sei cresciuto molto, come dire, è questo uno spettacolo che avevi già in testa da un po' di tempo o, come dire, è un'evoluzione continua, no? L'artista si evolve e ogni volta racconta un po' di sé, una parte di sé. Sì, diciamo che è la stessa evoluzione che ha avuto il mio maestro. Io spero di avere la stessa fortuna sua, Gigi Proietti. Lui nel 74 fece uno spettacolo che si chiamava Meglio Occhi Please ed era esattamente una contaminazione di stili come il mio, dove appunto lui cercava di far vedere un po' l'artista a 360 gradi. Poi negli anni questo spettacolo è diventato un'altra cosa, si è evoluto e io sto cercando di fare la stessa cosa. Adesso credo di essere arrivato a un punto, lo spettacolo è quasi perfetto, manca solo il pubblico di Chioggia. Ecco, perfetto, quindi sabato è un invito che fatto così non possiamo che venire a questo punto, insomma ci mancherebbe altro. Senti, ci sono però alcune parti che fanno un po' parte anche della tua caratteristica televisiva, delle tue apparizioni televisive, quelle delle imitazioni, a tale quale sei diventato famoso per alcune imitazioni pazzesche. Guarda, dentro c'è chiaramente il titolo e tale quale a me, io l'ho messo per 2 motivi, uno perché sul palco è l'unico posto in palcoscenico dove riesco a essere tale quale a me stesso, l'altro per scimmiottare un po' il, come tu dicevi, lo show televisivo che mi ha dato tanta popolarità. E nello show c'è un momento esilarante, anche abbastanza lungo, dove io ripercorro un po' tutto quello che ho fatto a tale quale show, con anche momenti inediti, nel senso che la gente non ha visto in televisione. Quindi è sorprese. C'è di più. Senti, tra tutti quei personaggi che hai fatto, ce n'è uno che ti è rimasto un po' più nel cuore, un'imitazione a cui tieni di più o hanno pari dignità? Allora, tutte quante mi hanno dato qualcosa, poi ci sono state quelle dove io ho potuto sfoggiare la potenza tenorile, come Claudio Villa, Pavarotti, Il Volo, Susan Boyle, Concita, dove mi hanno dato delle soddisfazioni proprio a livello tecnico. Sì. Poi ci sono state delle soddisfazioni particolari come Orietta Berti, Albano e Romina, che nelle quali mi sono veramente tanto divertito, tanto. Certo. Senti, tu dicevi che nel palco sei molto a tuo agio, no? Che mi sembra anche una cosa molto interessante, cioè alla fine forse come dire, tu nasci un po' uomo di spettacolo? Ma io sono nato proprio in teatro, nel senso che le prime cose teatrali che ho fatto sono state appunto col mio maestro Proietti nel 1989. Io sono entrato in questo mondo nell'86, quindi quasi 30 anni. Poi ho cominciato a lavorare seriamente nell'88-89 con Gigi Proietti proprio dal teatro. Sì. Poi è chiaro che la carriera ti porta a cercare la ribalta televisiva, insomma. Ma più che altro, sai cos'è? La ribalta televisiva serve semplicemente per avere una vetrina, una popolarità, una visibilità, ecco. Chiaro. E poi sfruttarla come fanno un po' tutti, per le arti che ti piacciono di più. Il teatro per me niente da fare, mi dà un'emozione incredibile. Senti, visto questa poliedricità che mostri anche a teatro, hai intenzione di portare qualcosa anche in televisione di questa cosa? Cioè vorresti magari arricchire? Sì, chiaramente questo spettacolo è solo un banco di prova, nel senso che poi
io vorrei farne qualcosa in TV, come un po' alla Massimo Ranieri, diciamo. Sì. Magari. Però ecco, sognare, perché non sognare, scusa? Ma ci mancherebbe, bisogna sognare in grande, insomma, nella vita, ci mancherebbe altro. Senti, so che però nel finale, come ultima cosa, quella che è stata un po' la frase che ti ha in qualche modo reso celebre, ancora oggi penso che se ti vedono per strada ti dicono chi è Tatiana. No. Di solito lo faccio nel bis, perché ecco, la gente non vuole andare via senza Tatiana. Sì, certo. E allora, sì, comunque è un personaggio che mi ha dato tanto, fa parte della mia vita, del mio modo di essere, quindi è chiaro che riesco semplicemente, dicendo chi è Tatiana, a trasportare quell'energia che era quella televisiva. Chiaro. Non mancherà, vedrete. Ecco, bene. Allora ti veniamo a vedere sicuramente questo sabato, sarai appunto a Chioggia, al Teatro Don Bosco, tale quale a me, Gabriele Cirilli, dalle 21:15, e naturalmente ci sarà una calorosa accoglienza per te per questo tuo spettacolo davvero attesissimo. Guarda, me lo auguro, perché già in passato in Veneto mi hanno voluto bene. Ecco, ma vedrai che non mancheremo di esserci e di accoglierti come meriti. Grazie, buona giornata, grazie, a presto. Mille. Ciao.